Non saranno i jeans stretti o la bicicletta che fanno venire queste irritazioni? O il prodotto che usi per l'igiene intima, se non è sicuro. Sicuro come enfasi. Un prodotto aggressivo può causare irritazioni. Nuovi test clinici fatti da noi a medicina dimostrano che enfasi rispetta l'equilibrio della pelle. Enfasi l'intimo. È diverso. È sicuro. Testa nera Country Colors. I colori intensi della natura in uno shampoo colorante che dura a lungo. L'unico con cera d'api e le proteine nutrienti del germe di grano. Per colori intensi e risultati durevoli anche sui capelli grigi. Tutta la delicatezza della natura in testa nera Country Colors. Colori stupendi, capelli sani. Testa nera, la qualità in testa. Il telefonino. Questo è il momento. Con TIM c'è il nuovo abbonamento Euro Basic Zero. Senza canone e senza fascia oraria. Annalisa, vieni qui, mangia qualcosa, dai, tanto il costume ti entra lo stesso. Da oggi c'è Logado Diet, il nuovo metodo olfattivo che aiuta la tua dieta in modo facile e naturale. Logado Diet, l'aiuta dieta. Gelati Gis. Quando la voglia punge, moglia. Computer e TV emettono radiazioni elettromagnetiche dannose per la salute. Eliminarle è facile. Ci pensa NORAD. Due piccole sfere che annullano le radiazioni e ti proteggono. ABS, climatizzatore, airbag. Nuova gamma Laguna 97. Mai così avanti, mai così vicino. Ma cos'hai nel cuore? Mozzaric, la mozzarella con il cuore di formaggio fresco. Mozzaric, troppo buona. Parliamo di capelli, un patrimonio inestimabile che nessuno vorrebbe perdere. Greenbeat Shampoo e Fiale aiuta ad ottenere questo risultato, confermandosi anche un potente coadiuvante della crescita naturale. Qualche capello cade sempre, è normale. Se però a cadere sono tanti, vuol dire che la cute è debole e quindi va trattata. La ventennale esperienza Greenbeat con shampoo e fiala specifici vi aiuta a controllare la caduta, rinforza il capello con proteine, lo rivitalizza con vitamine, coadiuva la crescita naturale attraverso piante medicinali. Greenbeat impiega materie prime testate ipoallergeniche. Approfittate di questa favolosa offerta telefonando immediatamente ai numeri in sovraimpressione. Otterrete il trattamento Greenbeat per 6 settimane al prezzo eccezionale di 99.000 più spese. Ma attenzione, solo per questo primo periodo otterrete il trattamento Greenbeat per 12 settimane a sole 169.000 più spese e a tutti, compreso nel prezzo, verrà inviato un bagno vitaminico corpo e capelli. Telefonate subito, anche in questo momento personale specializzato vi attende per qualsiasi informazione. Una presentazione TIM, Telecom Italia Mobile. Dimmi che bestia c'è. La prego, faccia qualcosa. Qui per casa cercavi anche tu. Bionda, finalmente anch'io sono bionda. Che specie sei? Eh sì, le nostre città sono ormai popolate da questi nuovi esemplari di borghesucci rampanti, le finte bionde. Vada tranquilla, capa, vai. Ma sta scherzando. Ribellissimi, le finte bionde. Domani alle 22.50 su Rete 4. Adesso so dolori de panza di tutte. Fruttalo. Oggi parliamo della mucca. Che ci dà? La frana! La banana! La mucca ci dà il... la... il lampone! Ma che mucca è? Tanto latte, proteine e buona frutta. Fruttolo, fresca energia per la sua fantasia, garantito da Nestlé. Quello di Sam è una maestra che fa anche il latte. Se invece di tornare a casa dal lavoro dovessi attraversare in macchina un intero continente, che cosa ti porteresti dentro?
porteresti Drive. È un set di 4 CD con le 60 più eccitanti canzoni da strada mai scritte. Elton John, Eric Clapton, Tears for Fears e Santana. Eurythmics, Joe Cocker, Paul Young e Zucker. Ma non lo troverai nei negozi. Devi ordinarlo per telefono. Con 4 ore di ascolto di grandi artisti come questi, si parte e si continua a viaggiare. My name is Luca. I live on the second floor. Per avere la tua copia, chiama subito. Insight di Polygram. Riconosciamo la grande musica quando la sentiamo. ABS, climatizzatore, airbag, nuova gamma Laguna 97. Mai così avanti, mai così vicino. Più teneri possono avere le onde di Viennetta. Gelato cremoso fra sfoglie croccanti. Viennetta algida, sul più bello arriva l'onda. Questa è la pubblicità di un trattamento per dimagrire, però non ti facciamo vedere come al solito donne grasse o diete punitive, perché questo è InfraFit, il primo sistema di dimagrimento localizzato a raggi infrarossi brevettato nel mondo. InfraFit, la scienza migliora il tuo corpo. Grazie, InfraFit. Chiama l'167 30 69 11. Prova il fondotinta Color Stay di Revlon. Il make-up a prova di abbraccio. È opaco e perfetto tutto il giorno. E non macchia i tuoi vestiti. Color Stay. Revlon. Una presentazione TIM, Telecom Italia Mobile. Dimmi che bestia c'è. La prego, faccia qualcosa. Qui per casa cercavi anche tu. Bionda, finalmente anch'io sono bionda. Che specie sei? Eh sì, le nostre città sono ormai popolate da questi nuovi esemplari di borghesucci e rampanti. Le finte bionde. Vada tranquilla, cava, vaglia. Ma sta scherzando? Ribellissimi, le finte bionde. Domani alle 22.50 su Rete 4. Adesso so dolori de panza di tu. Wassenbeet Donna. Anche tu datti la carica ogni mattina con Wassenbeet Donna, l'integratore giusto per noi donne. Ferro, magnesio, potassio, vitamine. Io, Wassen Donna, e sto bene tutto il mese. Wassenbeet, l'integratore effervescente. In farmacia. Sei giovane, sei laureato, sei proprio come tanti. Ti accontenti? Sicuramente no. Allora, impegnati per un anno ancora. Iscriviti al Master in Comunicazione e Marketing di Publicali 80. Incontra aziende pronte ad investire su di te. Approfondisci le tematiche di marketing, comunicazione, strategia d'impresa. Master in Comunicazione e Marketing di Publicali 80. L'anno che conta di più. Francesca ha detto no a colesterolo e lattosio. Ma da oggi finalmente posso dire sì al gelato. Possibile. Certo, Valsoia è senza colesterolo e senza lattosio. Ed è buonissimo. No al colesterolo. Sì a Valsoia. I don't want nobody better off. C'è solo una vacanza che ha dentro un'altra vacanza, che ha dentro un'altra vacanza. È una crociera Costa. Pensaci alla prossima vacanza. Costa Crociere. Navighiamo per divertirvi.
Hamlet, adattato per il grande schermo e diretto da Kenneth Branagh. Con un cast internazionale d'eccezione, Julie Christie, Kate Winslet, Robin Williams, Billy Crystal, Charlton Heston, Jack Lemmon e Kenneth Branagh nel ruolo di Amleto. Hamlet. Azione. Mistero. Sesso selvaggio. Irresistibile comicità. Ossessione. E violenza. In amore tutto può accadere tranne il silenzio. Andrew McCarthy, Lily Taylor, le cose che non ti ho mai detto, un film d'amore o qualcosa del genere. Erano degli insoliti criminali nella notte sbagliata. Tiratori scelti sugli edifici ad ovest e a sud. Non ho intenzione di tornare in prigione. Noi non uccideremo nessuno, non è vero? Ma certo. Ok, ci siamo! Entrate! Matt Dillon, Faye Dunaway, Gary Sinise. Non mi costringete a farlo! Oh mio Dio. Insoliti criminali, un film di Kevin Spacey. Miglior film al Noirin Festival. Quello di Mel e Nancy era un matrimonio come tanti altri. Tesoro, credi che riusciremo mai a far l'amore? Finché un giorno lui decise di cercare i suoi veri genitori. Ecco vostro fratello. Bene. Le donne che negli anni 60 hanno dato in adozione i figli erano ragazze libere, indipendenti. Per caso stai dicendo che ero una troia? Oh! Quella tiranna è tua madre? Allora non sei infatti. Quello non è mio figlio. Vai in avanti! Oh! Non avevo previsto questa intervista. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Amore e disastro. Stefania Stella, Rick Genasi, Ugo Pagliai, David Warbeck, Alida Valli, Giorgio Albertazzi, Ciccio Ingrassia, Linnea Quigley, Rossano Brazzi, Donald Pleasance. Effetti speciali del premio Oscar Steve Johnson in un thriller senza fine. Stefania Di Giandomenico presenta Fatal Frames, fotogrammi mortali. Regia e musiche di Al Festa, l'estremo limite del brivido. Di Stephen King, The Night Flyer. Benvenuti alla rassegna stampa del TG4. In primo piano, le difficoltà del governo per la riforma dello Stato sociale. Il documento di programmazione economica che sarà presentato venerdì, forse sì, forse no, che porterà con sé una manovra da 25.000 miliardi, forse 28.000. Si parla anche di una ulteriore manovra aggiuntiva. Per parlare di questi temi abbiamo in collegamento il professor Antonio Marzano. Professore, c'è? Sì, ci sono, saluto lei e gli spettatori. Grazie. Economista e responsabile economico di Forza Italia. Vediamo questo tema della manovra, della finanziaria, prossima avventura. Cominciamo, vediamolo subito sul Giorno, la prima pagina del Giorno. Finanziaria da 25.000 miliardi, secondo il Giorno, che però scrive anche misterioso balletto di cifre mentre si prepara un giro di vite sui conti pubblici. E qui sotto, verso un contributo di solidarietà strutturale di lavoratori e pensionati. Le chiedo subito, professor Marzano, questo strutturale che cosa significa? Che un contributo di solidarietà che parte e non ce lo togliamo più? Sì, che non è una tanto, ma che è destinato a durare nel tempo. E che chiamano contributo di solidarietà perché cercano di addolcire un po' le parole. E che cos'è? Una vera e propria imposta. Un'imposta, quindi una tassa? Una tassa vera e propria. Questo è un governo che non riesce a fare nulla dal lato della spesa, non riesce a ridurre la spesa, non riesce a evitare gli sprechi, a razionalizzare
la spesa pubblica, e quindi l'unica soluzione che riesce a trovare è quella appunto di introdurre sempre nuove tasse, nuove imposte. Il contributo di solidarietà è l'ultimo esempio della serie, l'ultimo per il momento. Intanto le immagini che stiamo vedendo si riferiscono all'ultimo vertice tra governo e maggioranza per quanto riguarda la messa a punto del documento di programmazione economica. Un documento però che doveva essere presentato venerdì, ma che forse non sarà presentato venerdì. A lei cosa risulta, professore? No, proprio così. In un primo momento sembrava che dovesse essere presentato a metà maggio. Adesso siamo alla fine di maggio e si sarebbe già dovuto vederlo. Ma le ultime notizie che ho è che forse sarà rinviato la prossima settimana. Vede, anche questo è un sintomo delle difficoltà di questo governo, perché in sostanza nel DPEF, nel cosiddetto DPEF, che è il documento di programmazione economica e finanziaria, bisogna tracciare le linee di politica economica per i prossimi 3 anni. Ma è una parola, non riescono a mettersi d'accordo su come farla questa benedetta politica economica, e perlomeno, a quanto pare, l'unica soluzione che riescono a concordare è quella di spremere ancora un po' di tasse dagli italiani, con la conseguenza inevitabile di ripercussioni negative sull'economia, sulla creazione di posti di lavoro e sulla creazione di ricchezza. Ecco, vediamo titoli ancora dai giornali. Accennavo a voci o notizie di una stangata in più. Titola il Messaggero Veneto: una o più stangate col punto di domanda, è giallo. Annunciata per il 1998 una manovra da 25.000 miliardi, ma entro l'anno potrebbe essere deciso un ennesimo prelievo. E il Secolo d'Italia, quotidiano di Alleanza Nazionale, scrive: governo nel pallone, spunta la manovra Ter, conti 97 sbagliati, i ragionieri di Bruxelles avevano ragione. Professor Marzano, avevano ragione o no? Purtroppo io penso di sì, che avevano ragione. Cioè, qui si è parlato prima di 25.000 miliardi, poi di 28.000 miliardi, ma io temo che questi calcoli siano sbagliati, perché mancano al conto ancora altri miliardi. Cioè, in sostanza si tratta di questo: questo è un governo che ha fatto la finanziaria l'anno scorso contando su un certo risultato di 62.000 miliardi. Noi pensiamo che quasi 15.000 di questi miliardi che sarebbero dovuti venire fuori da quella legge finanziaria sono molto dubbi. Inoltre ci sono provvedimenti, i cosiddetti una tantum, cioè quei provvedimenti che non sono destinati a durare nel tempo, ma che durano solo lo spazio di un anno e mezzo. Dovrebbero durare, perché abbiamo una tradizione di una tantum, però, che poi diventano una semper, come si dice. Appunto, che secondo un'altra tradizione italica. Questi verranno meno comunque, dovrebbero venire meno, e sono altri 30.000-35.000 miliardi che vengono meno. Quindi complessivamente, secondo calcoli di osservatori molto attenti, in realtà ci vorrebbe una manovra di 40.000 miliardi. Ma come la faranno? Addirittura. E poi si parla di nuove entrate, quindi nuove tasse, per almeno 8.000 miliardi. Sì. E questo purtroppo in un momento in cui già il Paese è sottoposto a una pressione fiscale, cioè a un prelievo sul reddito che si produce ogni anno, che è fra i più alti del mondo. Pressione fiscale che, secondo il programma dell'Ulivo e secondo l'impegno espresso dal Presidente Prodi, non sarebbe dovuta aumentare. Invece è aumentata nel 96, aumenterà nel 97, e secondo questi preannunci, in base ai quali la ulteriore manovra sarà praticamente fatta ancora di tasse e di imposte, continuerà a aumentare anche nel 98. A quel punto che cosa succede? Guardi, purtroppo la previsione è semplice. Imprese se ne stanno andando dal territorio nazionale, vanno in paesi vicini o anche meno vicini, dove il fisco è meno ostile a chi rischia per produrre ricchezza e posti di lavoro. Meno imprese nascono, perché se si deve nascere in un contesto fiscale oppressivo che preleva il 60% degli utili di un'impresa, allora si preferisce non nascere. Le famiglie temono questa pressione fiscale crescente. Quindi qui si finisce, da un lato, per creare meno ricchezza, meno imprese che nascono, ma anche per fare meno figli. Si crea e si procrea di meno. È tutto collegato. È tutto collegato. Professore, mi corregga se sbaglio, è di queste ore la notizia che il prodotto interno lordo dell'Italia
la crescita del prodotto interno lordo dell'Italia, cioè la ricchezza del paese, frena, a differenza di quello che avviene negli altri paesi europei, negli altri 14 paesi europei. Sì, guardi, se le previsioni del governo sulla crescita della rete nazionale fossero fondate, ma non lo sono, come dirò fra un momento, allora la crescita della nostra produzione nazionale sarebbe meno della metà di quello che sarà negli altri paesi europei. Si aggiunga poi che quelle previsioni sono troppo ottimiste, molto difficilmente arriveremo all'1% di tasso di sviluppo in questo anno, nel 1997. Quindi l'Italia sta perdendo colpi rispetto all'Europa, in sostanza l'Italia si sta purtroppo impoverendo. Peccato, perché si poteva andare in Europa con una politica esattamente al contrario, di sviluppo, di rilancio dell'economia. Allora si sarebbe prodotto di più e dove si produce di più si pagano anche più tasse, ma senza che questo costituisce un costo eccessivo, perché è una parte della creazione aggiuntiva di ricchezza che si dà allo Stato. Invece si è scelta la linea della recessione, dell'economia in crisi, dei posti di lavoro che diminuiscono e con il rischio molto forte, anzi del tutto probabile, che come effetto di tutto ciò le entrate fiscali dello Stato a loro volta si vadano riducendo. E quindi di qui la necessità di aumentare le tasse, comunque di trovare... Eh sì, e si innesta un circolo vizioso. Vediamo qualche altro giornale, qualche altro titolo. Dunque Il Giornale, diretto da Vittorio Feltri, dedica il suo titolo principale al vertice del Polo per le Libertà, che è stato presieduto da un Berlusconi in ottima forma. Ecco il titolo: Berlusconi torna e va all'attacco, questo federalismo non serve, il male del nord è il governo autoritario dell'Ulivo, l'unico rimedio è tagliare la mano morta dello Stato, il tema delle riforme istituzionali. E torniamo ai temi economici con il titolo principale del Messaggero, la questione dello Stato sociale, pensioni e sanità. Ci sono due titoli. Ecco il primo: pensioni, vertice governo sindacati, summit segreto a Villa Madama, via libera di CGIL, CISL e UIL al contributo di solidarietà per tutti. Ecco, ma scusi professor Marzano, questo contributo di solidarietà che lei ci dice è un'imposta, cioè ce lo troveremo in stipendio da pagare? Ce lo troveremo di meno nello stipendio. Sì. E se lo troveranno di meno nelle pensioni i pensionati. Anche per i pensionati? Sì, anche i pensionati. È una vera e propria imposta che si finisce per pagare. Vorrei notare una cosa, guardi. Prego. Anche questa è abbastanza sorprendente. Ieri, mi pare, esattamente ieri, l'onorevole D'Alema ha dichiarato che la questione della riforma delle pensioni, di cui stiamo appunto parlando, non è una questione che deve riguardare i partiti, è una questione che deve riguardare il governo e i sindacati. A me questa affermazione sembra veramente molto strana, perché questa è una democrazia basata sul Parlamento, e nel Parlamento ci sono i partiti. Dire che su una riforma così importante i partiti, e cioè il Parlamento, non debbono esprimersi, ma debbono decidere i governi e i sindacati, significa quasi fare una piccola rivoluzione. Cioè questa non è più allora una democrazia parlamentare, ma è una democrazia, se ancora si può chiamare così, sindacale. Ma i sindacati chi li ha votati? I sindacalisti chi li ha nominati? Chi li ha deputati a fare riforme che interessano tutta quanta la collettività? La collettività ha votato i parlamentari, e cioè i rappresentanti di partiti che stanno in Parlamento. Come si può dire che il Parlamento e i partiti non debbono entrare in queste cose? Questo argomento e se la riguarda, deve vedere che riguarda tutti i sindacati. Senta professore, scusi, pensioni, per quanto riguarda le pensioni, poi in realtà non sta emergendo molto per quanto riguarda i tagli o un riequilibrio delle pensioni, invece si parla di questo contributo di solidarietà. C'è poi il tema invece della sanità, lo vediamo qui sul Messaggero sempre, in titolo a centro pagina. Sanità oltre i 100.000 miliardi, allarme del ragioniere generale, sfondato il tetto, Monorchio, che è il ragioniere generale dello Stato, dice il bilancio non permette questa spesa. Sì. Guardi, intanto parliamo un attimo ancora per un secondo delle pensioni. C'erano due proposte alternative. Una è quella del Polo per la Libertà, che diceva, ma no, non togliamo soldi a nessuno, e tantomeno ai pensionati, non applichiamo loro questo cosiddetto contributo di solidarietà, che in realtà, come dicevo, è una tassa, un'imposta. Lasciamo invece che i pensionandi, cioè quelli che stanno per andare in pensione, abbiano la possibilità
di lavorare ancora per un paio di anni, per 2 o 3 anni, continuando quindi a percepire il salario che stanno prendendo, lo stipendio che stanno prendendo, e senza pagare altre tasse. Invece la proposta che sta venendo fuori, purtroppo, è per metà ipocrita. Consentiamo invece a questi di andare subito in pensione, se vogliono. Però togliamo loro, con i contributi di solidarietà, una parte della pensione, e togliamola anche agli altri, a quelli che non sono pensionati ma che stanno lavorando. Allora, quale delle due cose era meglio? Lasciare che le persone andassero in pensione 1 o 2 anni più tardi, ma senza dover pagare tasse aggiuntive, o consentire a loro di andare abbastanza giovani in pensione, perché parliamo di cinquantenni, però sottoponendoli a un'altra toccatura fiscale? Ecco, sulla riforma dello Stato sociale, su questo tema delle pensioni, comunque non c'è molta chiarezza, e poi c'è anche un confronto aspro all'interno della maggioranza che sostiene il governo. Dunque un tema spinoso quello della riforma dello Stato sociale. Sentiamo alcune interviste realizzate nel mondo politico dalla nostra redazione romana. C'è una divergenza di impostazione rilevante con il governo, perché con questa impostazione che a noi sembra dettata da istanze monetariste si finisce per non lottare adeguatamente come si dovrebbe contro la disoccupazione. I problemi della lotta all'evasione restano sullo sfondo e invece si precipita attorno a una limitazione sulla previdenza sociale che noi riteniamo non accettabile. Voi parlate di queste cose come se sia curioso che di fronte a grandi nodi problematici che sono aperti per l'Europa, per il mondo intero, per i paesi industrializzati, come dire, ad una posizione comune si arrivi. Non è questo curioso? Sarebbe curioso che si partisse da una posizione comune quando c'è problemi di questa portata. Si arriverà ad una posizione comune attraverso una discussione. È evidente che il sistema pensionistico, per citare il caso più clamoroso, ha necessità di modifiche profonde. Del resto il centrodestra aveva posto questo argomento 3 anni fa con una riforma che, se fosse stata attuata, avrebbe evitato i tanti pasticci che ci sono stati successivi. Allora, riforma delle pensioni, documento di programmazione economica. Secondo l'Ecco di Bergamo, vediamo il titolo, Prodi accelera i tempi. Il Gazzettino di Venezia dice avanti nonostante Bertinotti, avete sentito la posizione di Bertinotti. La Gazzetta del Mezzogiorno titola pensioni, scontro tra Ciampi e Bertinotti. E poi il Foglio, il quotidiano diretto da Giuliano Ferrara, conflitto di maggioranza, Ciampi ha già scritto il documento che Bertinotti vuole disfare. E ancora rapidamente il Manifesto, quotidiano comunista, vecchia musica, dice il governo vuole 11.000 miliardi dalla spesa sociale, quasi tutte dalle pensioni. Bertinotti non è d'accordo, anche Liberazione, altro quotidiano vicino a Rifondazione, titola i conti non tornano. Professor Marzano, quindi questo problema ancora Bertinotti all'interno della maggioranza in ordine alla questione delle pensioni, della riforma dello Stato sociale. Alcuni dei titoli che lei ha adesso menzionato, ricordato, dicevano avanti nonostante Bertinotti, mi pare di ricordare. Alcuni sì. Ma questo che cosa significa? Perché, insomma, senza Bertinotti, questo governo, la maggioranza non ce l'ha più. Questo governo cade. Quindi che il governo vada avanti senza Bertinotti è una contraddizione in termini. Non è possibile. E questo è, che cosa significa questo? Significa che questo governo, cioè Prodi poi in particolare, sta pagando il costo di quella sceleratezza che fu il cosiddetto patto di desistenza, no? Con Rifondazione Comunista, di cui vorrei ricordare alcuni passaggi fondamentali. Quando si cominciò a parlare durante la campagna elettorale dell'anno scorso, del 96, di patto di desistenza, Prodi dichiarò no, io patti di desistenza non ne faccio perché sono un imbroglio nei confronti dell'elettore. Dopo poco invece capì che senza fare un patto con Rifondazione Comunista non avrebbe mai potuto avere la maggioranza. E allora dichiarò che lui sì lo faceva il patto con Rifondazione Comunista, però i programmi rimanevano diversi. Il programma di Rifondazione Comunista era una cosa diversa dal programma dell'Ulivo. Poi alla fine si vota, Rifondazione Comunista diventa determinante nella costituire la maggioranza. E però i programmi non sono più separati, perché giustamente la Fondazione Comunista dice ma se io sono determinante perché tu stia a galla,
tu devi fare le cose che ti chiedo anche io. E quindi i programmi si sono confusi. A questo punto Prodi paga il costo del patto con Rifondazione Comunista. E in che cosa consiste questo costo? Che se Prodi vuole rimanere al governo non può fare quasi nulla. Deve accontentarsi di galleggiare sul nulla, salvo una cosa che sta facendo, salvo quella di occupare tutte le cariche e i posti di potere. Lì sì, sono bravi, e poi sento dire da uno di costoro designato ad un posto di potere, cioè alla presidenza della STET, cioè il professor Rossi, che con la vittoria invece del Polo per le Libertà a Milano arrivano i lanzichenecchi. Ma io mi ricordo una definizione di lanzichenecco. L'anzichenecco si trova nell'enciclopedia Treccani, è definito colui che mette se stesso al servizio del potere per consentire al potere di compiere i suoi misfatti. E allora dice, letteralmente non è così la situazione a Milano, lei dice? No, semmai direi che è l'anzichenecco chi fa parte di questa politica di lottizzazione e di incarichi e di nomine politiche, e Rossi proprio dovrebbe chiedersi se per caso non è caduto lui in quella definizione. Allora, professor Marzano, le chiedo di fermarsi un attimo, cambiamo argomento adesso, vediamo la prima pagina del quotidiano Avvenire, ecco il titolo principale, NATO-Russia, l'ora del disgelo, firmato a Parigi lo storico accordo che rafforza la sicurezza, Yeltsin promette i missili nucleari vanno in soffitta, e intanto, proprio in Francia, dopo il primo turno delle elezioni che hanno visto prevalere la sinistra sulla destra, in vista del secondo turno, quello definitivo, il presidente Chirac ha parlato alla TV. Dalla capitale francese sentiamo Alberto Toscano, corrispondente del giornale. Allora, professor Marzano, siamo in conclusione, un suo rapido commento su questo confronto elettorale in Francia. Guardi, il confronto si può concludere con la vittoria, io spero, del centrodestra, che consentirebbe al governo francese di andare verso l'Europa e di realizzare quelle riforme che sono necessarie per restituire al mercato l'economia francese. Oppure con la vittoria della sinistra, in questo caso sarebbe messa a repentaglio la partecipazione della Francia alla moneta unica europea, e siccome non è pensabile una moneta unica senza la Francia, lo stesso progetto della moneta europea verrebbe messo in crisi, e la Francia sarebbe spinta verso una politica economica che appartiene al passato, cioè di nazionalizzazioni anziché di privatizzazioni e di controllo crescente dello Stato nell'economia. La speranza è che i francesi aprano gli occhi e che al secondo turno consentano la Francia di andare avanti verso la modernità e vedremo come si concluderà questo confronto elettorale. Grazie professor Marzano per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito, appuntamento alla prossima edizione di TG4, arrivederci.